Come vi lascia? Ma la partita è fatta di due tempi. Credo che il colpo del capolo abbiamo avuto noi alla fine e la reazione nel secondo tempo c'è stato. È ovvio che nel primo tempo non siamo riusciti a fare quasi niente di quello che avevamo provato, che ci eravamo prefissati. Non si può pretendere che la squadra faccia sempre dei punti, giochi bene, faccia risultato. Bisogna anche accettare una parziale flessione su cui dobbiamo lavorare. La squadra sta facendo bene, secondo me. E per quanto riguarda le dinamiche della partita, è un punto sicuramente che va preso. Però, ripeto, la palla per chiudere il match ce l'abbiamo avuta noi e non loro. Diciamo forse una rivalese che si esalta di più contro le grandi. No, questo è un discorso che non fa parte del nostro spirito, perché noi non siamo in grado di poter sottovalutare niente nessuno e di approcciarci in maniera diversa da quella che deve essere sempre il nostro spirito. È ovvio che oggi la squadra ha fatto fatica a sviluppare il gioco, e Di Placido arrivava da un infortunio alla schiena, non si è allenato tutta la settimana, D'Angelo arrivava da un infortunio al ginocchio, si è allenato forse una volta. Cioè, bisogna anche capire che questi ragazzi qua stanno facendo qualcosa di estremamente positivo e non bisogna buttargli la croce addosso, bisogna continuare su questa strada qua, tenendo conto che mancano 17-16 punti, quelli che saranno alla salvezza, e continuare. Questo è quanto. Poi è ovvio che per il Rivoli venire qua a fare un punto oggi e credo che sia importante. Stanno bene, vivono un momento felice, ma noi dobbiamo guardare a casa nostra. Ripeto che se Perrone fa gol al 90esimo, la partita la portiamo a casa noi, quindi da quel punto di vista lì un po' di rammarico c'è.